Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro professor Deco. Allora, oggi è un video un po' diverso dal solito in quanto ripareremo questo vecchio joystick Quick Shot del Commodore 64. Mi raccomando, joystick e non joypad. Ci siamo capiti, eh? Ok, andiamo subito. Stavolta non al PC, ma andiamo subito al laboratorio a sistemarlo. Oggi cercheremo di riparare questo vecchio joystick per il Commodore 64. Allora, non so dove sono riuscito a rimediarlo, perché sinceramente non mi ricordo. Non mi ricordo dove l'ho rimediato, però proviamo a ripararlo. Allora, è stata fatta una riparazione, diciamo, è stato tentato di ripararlo in malo modo. Non so dove l'ho ritrovato questo joystick, ma l'ho trovato forse in qualche mercatino. Comunque hanno tentato di ripararlo, ma in questo sistema qua, che non funziona niente, la leva del joystick funziona assolutamente male. Allora, come facciamo noi per riparare questo joystick? Probabilmente questo joystick utilizzava delle lamelle armoniche, un acciaio armonico utilizzava al posto di questi switch che sono stati incollati qui, saldati insieme a questi supporti, che togliamo subito questi supporti intanto finché si scalda il dissaldatore. Non so se servivano per fare spessore o cosa. Allora, intanto rimuoviamoli, poi vabbè, partito. Poi rimuoviamo anche i micro switch saldati. Allora, no, questi sono stati rimossi. Come vediamo, il sistema è che quei quattro punti qui del joystick, 1, 2, 3, 4, sono quelli che vanno a premere, in teoria, le lamelle armoniche che c'erano prima, oppure questi switch che però sembra non funzionino, comunque non funzionano in maniera corretta. Quindi andiamo a toglierli e facciamo una modifica. Cioè, cosa faremo? Praticamente metteremo sempre dei switch, però con lo stelo, con lo stelo più lungo. Ok, quindi sarà con lo stelo più lungo di questo. Non so se riuscite a vedere che c'è lo stelo lungo. Ok, e anziché metterli frontalmente, vedete come sono messi questi, anziché metterli frontalmente faremo un foro passante e li monteremo dal retro. Allora, prima cosa ovviamente è, allora, mettiamo da una parte tanto il micro. Prima cosa importante è dissaldare tutta sta roba. E poi allora,
volta che abbiamo aspirato stagno, ma possiamo anche spegnere, prendiamo sempre il taglierino, ok, e togliamo questo nastro isolante. Ah, infatti c'era una, credo, una, un pulsante in con la grafite, un pulsante gommato, a vedere da che probabilmente andava a finire all'interno di questi due fori per stare in posizione. Ok, una volta che noi abbiamo fatto questo, ok, a fare un foro nel punto centrale, un foro stesso qua nel punto centrale, punto centrale, punto centrale. Una volta fatto il foro, ho provato che il micro pulsante qui si inserisca e non faccia attrito, diamo una grattata sopra, perché fissiamo questo micro pulsante sui due lati, non sul lato dove saldiamo, sui due lati, con la termica, tanto poi una volta che sarà montato saranno comunque tenuti premuti da questi quattro supporti, che comunque dovremmo andare a tagliare per far sì che ci stia il micro pulsante, quindi poi queste andranno comunque un minimo rifilate. Poi vedremo di preciso quanto. Allora, bene, questa piattina quasi quasi andremo direttamente anche a cambiarla. Allora facciamo un'altra cosa. Dissaldatore. Aspettiamo un attimo. Ok, adesso abbiamo tolto anche questa piattina, poi questa piattina la dissalderemo anche da questo lato, perché vedo che è comunque è rotta e quindi è meglio che la cambiamo. Mettiamo da parte i joypad, ora lavoriamo su questa piattina, quindi ci procuriamo una piccola morsa tipo questa. Allora, prendiamo un utensile per forare, prendiamo un utensile adatto a fare un forellino. Penso che questo userei prima una piccola punta. Allora,
per montare la punta, questa poi la teniamo da una parte intanto. Sfiliamo questa, togliamo qua. Proviamo un portapunta adatto. Questo dovrebbe essere. Bene, una volta fatti i forellini di centraggio, togliamo la nostra punta piccola, mettiamo in porta punta, tocchiamo. Andiamo ad allargare. Una volta che abbiamo fatto i fori, dobbiamo andare a fissare questi micro pulsanti in questo modo, così. Quindi per fissarli intanto guardiamo più o meno l'altezza del pulsante, che dovrebbe essere più o meno come era in origine l'eventuale micro pulsante, ma nel caso lo adatteremo abbassando i perni di contatto. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo, dalla parte sempre questa della bachelite, dobbiamo grattare leggermente attorno, per fare in maniera che diventi ruvido, perché andremo a fissarlo con la colla termica. Soffiata, andiamo una veloce pulita. Adesso proviamo a mettere un micro pulsante, vediamo di quanto è che fuoriesce il pulsante. Ok, fatta questa operazione,
dobbiamo solo fissarlo con la colla, fissarlo con la colla termica. Prendiamo la nostra pistola con la colla termica. Magari possiamo tenerlo. Tanto aspettiamo che si scalda qua la colla termica. Allora, prepariamoci. Il switch, io direi di usare quelli, i micro pulsanti d'alti 8 mm. E li mettiamo in questo sistema. Li fisseremo così con un goccio di colla termica. Dai due lati. Devono stare abbassati. Appena sono puntati, mettiamo pure colla termica con tutto attorno. Ok, ora dobbiamo solo lasciare che si asciughi la colla termica. Controllate se c'è tutto attorno. È importante che sia completa. Tenerli saldi, anche se poi dopo saranno comunque, appoggeranno comunque dalla parte di sotto. Poi toglieremo tutti questi fili. Ok, la riparazione magari non è proprio il massimo, ma almeno per un po' di tempo questo joystick, che ricordo è un joystick, non un joypad, sono due cose diverse, mi raccomando, non dimenticatelo. Spero che questo per un po' di tempo riesca a resistere senza rompersi. Ok, se sono residui possiamo strapparli o tagliarli con una forbice. Importante che siano una volta incollati.
tanto poi i micro andranno ad appoggiare sopra questi piroli qua, quindi poi anche se ci sarà una pressione non dovrebbero rompersi. Ok, questa ovviamente è una riparazione fatta più o meno, quindi non si poteva adattare dei switch perché comunque so che c'è un joystick di questo tipo, c'è la versione anche con gli switch, ma questa non è quella con gli switch, purtroppo. Bene, ora facciamo un po' di spazio qui che c'ho la postazione che è piccola. Allora, adesso cosa ci serve? Adesso è il momento di metterci a saldare a stagno. Allora, ci servirà un cavo che faremo. Controlliamo se switch, se i pulsanti, i micropulsanti funzionano. Allora, identifichiamo i pedini. Vediamo. Allora, facciamo così. Attrezziamo i piedini. Ricordiamoci i piedini di uno stesso lato, come vediamo. Noi facciamo invece i piedini di due lati diversi, sono ok, quindi consideriamo lo stesso lato. Allora accendiamo il saldatore. Adesso qui ci sarà ancora un po' di residuo di colla termica, ma magari la grattiamo via, cerchiamo di non distruggere i piedini. Ok. Bene, ora dobbiamo procurarci blu e bianco. E anche un cavetto blu e verde. Allora, come qui vedo che di neri non ne ho, però utilizzerò del cavetto quello che ho, perché non ho tanti cavetti, vedo qua di colori diversi, quindi utilizzo un po' quello di cui dispongo. Utilizzerò il cavetto azzurro
intanto per fare tutto un collegamento di massa. Siccome noi sappiamo che questi si interrompono dallo stesso lato e sappiamo che lato opposto sono collegati insieme, potremo saldare ponte, ponte, ponte e poi andare a collegare giusto. Quindi potrei fare un cavetto, questo sistema. Allora, adesso per non rompere i piedini, però io farei una cosa di questo genere. Utilizzerei questa pinzetta per fare l'anello. Ok, quindi speriamo anche di qua, blocchiamo con la pinzetta e facciamo l'anello. Una volta fatto l'anello, lo mettiamo, attacchiamo su due piedini. Eventualmente possiamo anche usare un po' di pasta salda di flussante. Per favorire la saldatura, proviamo subito, vediamo se un cavetto è saldato. E adesso lasciamo pure il cavo lungo che poi andrà saldato sull'altra parte della scheda, quindi facciamo sempre un solo anello stavolta. Sempre appena appena flussate, saldiamo anche questo cavo. Allora,
Ora questi sono saldati. I micro switch sono i micro pulsanti, sono inseriti. Questo sarà il nostro cavo di massa. Ora dobbiamo saldare gli altri cavi, solo che non avendo tanti colori, purtroppo, poi dovremo riuscire a capire in base alla posizione, facendo riferimento qui a dove c'è scritto le posizioni, poi per saldarli eventualmente giusti sulla scheda. Quindi, ora partiamo con un cavetto bianco. Cavetto bianco, facciamo sempre l'anello, ora saldiamolo. Mettiamo sempre un po' di flussante. Ok, questo è saldato. Allora, giusto per farvi vedere, come vedete, il blu è la massa, poi questo sarà la massa ed va a punte sui contatti interni dei pulsantini. Ok, è saldato sui contatti interni i pulsantini che fanno da massa. Uno dei contatti esterni, uno e l'altro è indifferente, poi saldiamo i cavetti che vanno ai segnali, cioè destra, sinistra, alto e basso. Adesso io userò tutti i colori più o meno verde e bianco perché non ho altri colori, quindi poi andrò a identificarli in base a come sono messi, posizionati nel joystick. L'unica cosa, ricordiamoci sempre che in questo caso, quando il joystick preme in alto, il pulsante è quello in alto. Se invece fosse stato a micro switch, andava a premere la direzione opposta alla direzione che noi gli davamo. Ma in questo caso la direzione è quella giusta. Allora, andiamo avanti a saldare altri cavetti. Noi i cavetti li abbiamo tutti saldati. Vedete, la massa è quello blu centrale, le direzioni sono bianco e verde perché non avevo altri colori. Se noi lo guardiamo di qua, vedete che ci sono i micro pulsanti che poi andranno al joystick. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo saldare alla base questa. Allora, per saldare alla base, prima dobbiamo però svitare un paio di viti qua. Quindi, mettiamo un paio di viti. Non sembra che ci siano. Ah, ecco, che forse aveva questi pulsanti gommati. Allora, adesso spegniamo un attimo il saldatore, riaccendiamo il dissaldatore. Nel frattempo che si scalda il dissaldatore,
noi pareggiamo tutti questi cavi, portiamoli tutti che siano a pari, e lì speliamo appena appena, non serve tanto, perché poi andremo a salvarli. Questo là, bene. Ok, ora che sembra aver raggiunto la temperatura giusta, dissaldiamo quel che resta della piattina che era pure secca e non è che facesse contatto, andasse proprio sto granché bene. Ok, allora assicuriamoci che i fori dopo da saldare siano vuoti, che siano liberi. Allora, adesso bisogna saldarlo giusto. Allora, consideriamo che questa poi andrà montata in questo modo. Quindi, noi sappiamo che il blu, se va montata così, è la massa ed è il primo qua in alto, la massa. No, accendiamo di nuovo il saldatore. Magari diamo anche una passatina di flussante. Allora, qui ci sono delle sigle RFLB. Allora, sappiamo che la GND è la massa e quindi è la massa. La R sarà la R è il destra, right, left, la L è sinistra, la B è la parte bottom basso, quindi, e la F sarà la parte alta. Quindi adesso ci regoleremo guardando come è messo il joystick. Allora, se noi guardiamo come è messo il joystick, andremo a mettere la massa qua. Questa è la massa. Questa è la destra. Quindi questa verde è la sinistra. Questa verde è, se non sbaglio, quest'altra verde è l'alto. Ok, e questo deve essere il basso. Ok, quindi in teoria questi sono collegati giusti. Adesso per sicurezza magari li fissiamo in maniera che non escano i cavetti con un pezzetto di nastro isolante, almeno finché li saldiamo. Quindi andiamo a premere così.
E dovremmo saldare tutti questi cavetti. Separiamoli un attimino perché poi non vadano in corto. Allora, se abbiamo una piccola trancia, dove ho messo lo stagno? Lo stagno è nello stagno. Ok, allora saldiamo questi cavetti. Ok, vediamo com'è venuta la saldatura tagliando le eccedenze, che siano saldate ma che non siano in corto. Ok, sembrano tutti saldati. Ora possiamo provare a rimontare il joystick. Allora, guardate sempre che eventuali selettori entrino nelle guide, quindi le due viti. La una. Ah, peraltro vedo che pure che mancano anche delle viti. Si vede che il precedente proprietario l'ha pure rimontato con delle viti in meno. Ah, ok, va bene, ottimo. Quindi noi mettiamo anche le viti che mancano. Questo dovrebbe essere il suo, perché no, devo rimediare altre viti, però sono perfette. Ok, non mi sembra che manchino altre viti. Togliamo pure il nastro isolante. Adesso dobbiamo avvitare questa piastrina, quindi ok, una.
e 2 con quest'altra vite. Ok, il joystick. È inserito abbastanza bene. Dobbiamo solo sperare che funzioni. Tagliamo via i terminali in più dei pulsanti che non servono. Adesso però dobbiamo fare un piccolo adattamento alla base, perché la base ha questi appoggi che, allora, vediamo come va il giusto verso, che vanno a appoggiarsi sui pulsanti, quindi non, vedete, non permettono di chiuderla, quindi noi cosa facciamo? Facciamo come prima, cioè la tagliamo leggermente. Allora, slanciamo questa. Mettiamo su sempre questa lama. Ok. Non li tagliamo troppo. Siamo attenti anche alle nostre dita, che non possiamo incollare le dita poi con l'ATAC nel caso che ce le tranciamo di netto. Vediamo se ora è stato tagliato a sufficienza, ma direi di tagliarlo un altro po'. Ok, adesso dovrebbe essere pressoché perfetto. Sentite il click? Quindi possiamo chiuderlo. Possiamo chiuderlo, scrivere un programmino velocemente sul Commodore 64.
Ok, e questo joystick è stato riparato. L'unica cosa è che nel caso che le direzioni non corrispondano, basta aprirlo e saldare i cavi giusti, anche se abbiamo seguito le sigle che c'erano sullo stampato, teoricamente questo joystick dovrebbe essere a posto. Grazie per aver visto questo video. Se il video vi è particolarmente piaciuto o vi è stato utile, potete cliccare iscriviti per iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche su quando pubblicherò i prossimi video. Inoltre potete sempre mettere mi piace al video e condividerlo con i vostri amici in modo da far crescere questo canale. Grazie e al prossimo video dal vostro professor Deco.